Quattro amichevoli, tre vittorie e una sconfitta, schemi assimilati, Guglielmo e Simoncelli devastanti, la voglia di gettare le basi ad opera di Trompet, l'infortunio di Vessi sostituito, sono di record a Petti, che dovrà avere, in fase difensiva, l'eleganza e la classe per sopperire a un Rimini che, se gioca a trazione offensiva, pare davvero devastante. Se a questo si unisce la vena realizzativa di Bonaventura, la voglia di emergere di Dormi e la smania di Ambrosini, il quadro pare davvero perfetto. Ora, se Petti, definito Pretty Woman, e scusate la battuta, riuscirà con bellezza ed eleganza a reggere la difesa con Brighi, si annuncia un 11 titolare di tutto rispetto che può far stare tranquilli i tifosi biancorossi. Campionato apertissimo, da giocare, ma con buone possibilità di divertirsi, perché no, di sognare, pensando alla vittoria finale. Allo stadio Romeo Neri si affrontano una squadra di promozione, il Cattolica, che ambisce a vincere il campionato per tornare in eccellenza, e il Rimini, che invece ambisce a vincere il campionato di Serie D e, perché no, a tornare in Serie C. A inizio partita la verticalizzazione a cercare Guglielmo fa vedere i primi strampoli di partita davvero ottimi, con l'uscita di Venchi ad evitare il peggio. Ancora Guglielmo protagonista, questa volta su assist di Simoncelli, l'esterno però non arriva alla deviazione, traendo quasi in inganno il numero 1 Venghi. Pasolini, dall'altra parte a calcio piazzato, prova a disturbare Cavalli, ma non ha fortuna. Al 20° la gara si sblocca. Guglielmo e chi se no fa tutto da solo, conclusione deviata in corner, e dalla bandierina nasce il cross vincente per la battuta al volo di Simoncelli, tra i migliori del match. La conclusione non lascia scampo all'incolpevole Venghi, che è costretto a raccogliere più pallone infilatosi alle proprie spalle. Peccato, poiché il Cattolica per 20 minuti aveva tenuto bene il campo. Devastante l'asse Guglielmo e Simoncelli. Dormi prova a spaventare lo stesso numero 1 ospite con un traversone che assume una traiettoria strana, quasi beffarda. Lo stesso ex Savignanese da calcio piazzato chiama alla presa l'estremo cattolichino, che però alza bandiera bianca nuovamente al 30° quando l'azione sa di classe. Cicarevic inventa, Dormi esegue, tiro all'incrocio dei pali, 2-0 e gioia da condividere con i propri compagni. I tifosi intanto in tribuna si esaltano, applaudendo la squadra. Nei finali i biancorossi si rendono nuovamente pericolosi. Dall'ennesimo cross Cicarevic giochicchia, poi spara in porta con Venghi che ribarte. Proprio l'ex San Marino si divora il triste quando sul fio del fuorigioco sorprende difesa avversaria, ma anche noi, mettendo incredibilmente a lato. Peccato, poiché l'attaccante avrebbe meritato miglior sorte data la prestazione fornita. Il Rimini, prima del tè freddo, si rilassa e quasi quasi Pasolini, spaccata, fa lo scherzetto, ma Cavalli blocca senza problemi. Fine di prima frazione di gioco, squadra all'intervallo sul 2-0, più del calcio d'inizio dei secondi, 45 minuti, carambola di cambi. La ripresa inizia con il Rimini che spinge in avanti, ma Zavillani raccoglie il pallone ma non inquadra il bersaglio. Ma il tris è nell'aria, mister Bonaventura fa le cose per bene, riceve palla, stoppa la sfera, guarda il portiere, mira l'incrocio dei pali trovando una gemma d'autore. Se queste sono le premesse, l'attaccante, finalmente smaltite le noie muscolari di inizio preparazione, potrà ripetersi anche in Serie D. Dalla bandierina, quantomeno in Cattolica, cerca la reazione d'orgoglio, ma i giallorossi, questa sera con addosso la seconda maglia, sembrano avere un conto aperto con la dea bendata. Argomento che invece non riguarda il Rimini. Perso Guglielmo, Tompt in progressione ci dimostra devastante. Peccato che Venghi risulti essere ancora una volta provvidenziale in uscita. Da punizione Ambrosini sembra voler benedire quella porta, centrando la traversa, mentre Albini, 2 minuti più tardi, alza la mira. Da calcio piazzato è ancora la volta di Ambrosini, questa volta la conclusione si spegne alla destra di Venghi. L'ultima azione vede ancora lo scatenato Ambrosini gettarsi in area di rigore, ottimo senso di posizione, ma il palo nega la gioia del gol. Sulla ribattuta il muro cattolichino a fare da scudo. Triplice fischio finale e terza vittoria di fila per il Rimini, che si avvicina così all'ostacolo Romagna Centro fra 3 giorni in ottima forma.